Io buonasera, ringrazio Paolo che mi dà la parola, ma non ho preparato, avrei preparato eventualmente per domani un intervento. Conosco Medicina Democratica, penso che il mio intervento ha solo l'effettiva testimonianza di 40 anni di lotta delle donne, perché poi la legge è stata sottoposta a infiniti attacchi. Io li ho fatti tutti e 40 questi anni, anzi veramente ho fatto tutti quelli prima per ottenere la legge. Certo, mentre parlavano le persone che ho ascoltato, pensavo, questa legge ha degli elementi fondamentali, bisogna sempre ricordarselo, non c'è lista d'attesa, non si può fare intramegna, non si può andare al privato, è soggetta a interventi della magistratura in difesa della libertà femminile e bisogna sempre rileggersela perché si possono avere anche degli spunti. Certo, io ho partecipato al movimento operaio, alle lotte della sinistra e delle volte mi scoraggio pure dove siamo andati, però certo a noi ci hanno fatto passare anni fa delle missioni in bianco, cioè che una donna viene assunta, se firma, nel momento che rimane incinta, se ne va volontariamente. Noi l'abbiamo fatta ritirare, questa legge si è dovuta cancellare, perché qua non si tratta solo di libertà, si tratta anche di salute, si tratta anche di una scelta politica. Fare un figlio non è una cosa da niente, lo capisco che stiamo tutti a rischio di atomica e che ce ne andiamo da un momento all'altro, però la responsabilità di mettere al mondo una creatura oggi ha a che fare per esempio con un aumento enorme di infertilità femminile che certamente dipende dalle condizioni di inquinamento ambientale. Io spero molto che noi riusciamo a difenderci, ho visto nel programma, anche per questo non avevo preparato l'intervento, perché ho visto un programma nutritissimo di concetti e titoli molto molto importanti, elevati e sui quali però dobbiamo muoverci, Paolo, perché c'è un avanzamento di degrado e di difficoltà di rimanere al mondo, di essere uomini umani, uomini e donne, e da questo nasce anche il problema delle future generazioni, cioè di chi mettiamo al mondo, di come facciamo a mettere al mondo, e noi donne a questo siamo particolarmente sensibili. Io ho incontrato infinite donne che hanno avuto dubbi, problemi, difficoltà di scelta, ma quello che ho sentito prima dal nostro amico che ha parlato sul movimento operaio, la solidarietà operaia, la solidarietà delle donne c'è stata sempre, su tutte le questioni della gravidanza, dell'interruzione di gravidanza, dell'infertilità, dell'aborto, le donne si sono sempre ritrovate tra di loro, cattoliche e non cattoliche, laiche, atee, ma di fronte a questo cogente fatto grosso della maternità, noi siamo state sempre unite. Io sono una di estrema sinistra, ma l'altro giorno ho scritto un articolo che penso che Paolo abbia letto, un'intervista sul Mattino, ho avuto telefonate da tutte le parti di donne cattoliche che si sono complimentate con quello che io dicevo, ma io ritenevo che avrei detto delle cose, insomma, a difesa della legge 194, con la convinzione che questa legge non va assolutamente toccata, anche sentendo che la Presidente del Senato è contraria. Cioè, ma come si fa a dichiararsi contraria a una legge? Cioè che garanzia della Costituzione mi dai tu Presidente del Senato che sei contraria ad una legge? Tra l'altro, ma dico, una può essere favorevole all'interruzione di gravidanza, per carità, ma non può essere sfavorevole alla legge, perché quella legge è stata anche sottoposta al referendum popolare, quindi non si chiudono proprio che si possa toccare. E questa è l'unica cosa che io posso dire, che da 40 anni io sono attiva a controllo di tutti i servizi di interruzione di gravidanza della Campania, dove in verità non ci difendiamo ancora bene. Sento che in Veneto, in Piemonte cominciano ad avere molti problemi, però io dico sempre, dove ci sono le femministe, le leggi contro le donne non passano. Effettivamente questa donna è stata una grande mano, per esempio, a sostenere le donne migranti. Abbiamo fatto un lavoro noi che, migranti. Voglio dire, non è cosa tua. Ok, io credo che abbiamo avuto una bella giornata intensa. Domani puntuali perché non possiamo perdere tempo. 9:30. Suppongo che tutte le belle slide. Sì, sì.